Alla Reggia di Venaria l'ultima attesa fase del G7, quella dedicata al lavoro, che si è aperta con l'incontro tra il ministro Poletti e le parti sociali. Giornata di cortei di protesta contro il vertice in tutta Torino. Gli studenti da stamattina occupano Palazzo Nuovo in Barriera di Milano, il G7 Reset. Ma c'è anche chi protesta contro il vertice. Questa mattina i cortei degli studenti che chiedono più attenzione per il loro futuro. Andrea Tinari. Il primo giorno del weekend che si temeva di fuoco inizia così. Diverse le manifestazioni di protesta indette nel corso della giornata per le vie del centro di Torino. Tutto parte dalla stazione di Porta Susa. Il corteo si snoda fino a Porta Nuova, raggruppa studenti e attivisti, notava provenienti dalla Valle di Susa per protestare contro il summit e gli antagonisti. Nel frattempo è imponente lo schieramento delle forze dell'ordine. Almeno 8 cellulari della polizia lungo via Po, assieme a carabinieri, finanzieri, il comando Interforze presidia ogni angolo del centro. E dalle 11.30 scatta lo scontro. Alcuni dimostranti tentano di svoltare da Corso Vittorio Emanuele verso via Carlo Alberto in direzione di Piazza Carlina, dove si trova l'albergo delle delegazioni che partecipano al G7. Cercano di forzare il blocco, ma la polizia, in assetto antisommossa, respinge il gruppo di giovani. Per fortuna nessun ferito, vengono fermati 2 ragazzi e portati in questura per l'identificazione. Parte del corteo invece confluisce a Palazzo Nuovo, l'università, si srotola uno striscione ed inizia l'occupazione. Gli studenti annunciano un presidio che punta a durare tutta la notte. E intanto in Barriera di Milano il secondo corteo della giornata di chi è contro il G7. Per noi c'è in diretta Matteo Spicuglia, che abbiamo qui con noi. Matteo, come sta andando? Buonasera, sì, il corteo si sta per concludere, vedete alle mie spalle è un corteo che è stato promosso sostanzialmente dai partiti della sinistra radicale, dai sindacati di base e anche dalla federazione anarchica qui di Torino. Lo diciamo subito, un corteo pacifico in cui sono risuonate le ragioni di chi è contro il vertice del G7. Dicevamo, un corteo pacifico che ha attraversato Barriera di Milano, quartiere che non è stato scelto a caso perché è uno dei quartieri comunque più complicati della città. Dicevamo, questo è solamente uno dei cortei che in questo momento si stanno svolgendo, perché la situazione è assolutamente fluida. Al momento sono partiti anche dei cortei proprio da Palazzo Nuovo, si segnalano dei movimenti in Piazza Vittorio, ci sono stati dei disagi soprattutto sul ponte della Gran Madre, quindi potrebbero esserci iniziative anche in serata, iniziative estemporanee che preparano la giornata di domani. Domani è una giornata delicata anche sul fronte della sicurezza e dell'ordine pubblico. La protesta si sposterà verso Venaria, sono state annunciate dei cortei già domani mattina alle 10.30 in corso Cincinnato, e poi invece il grande vero e proprio corteo di Reset G7 che partirà invece alle 14.30 da Corso Toscana. L'obiettivo degli antagonisti è quello di avvicinarsi il più possibile verso la Reggia di Venaria. Lo diciamo, sono proteste che non stanno coinvolgendo moltissime persone, anche nel corteo di oggi non più di 200-300 persone, così questa mattina. Però diciamo che stiamo parlando di azioni non annunciate, quindi impreviste, quindi azioni che soprattutto possono creare disagi per la circolazione. Quindi è una situazione che è monitorata passo dopo passo. Per il momento qui da Barriera di Milano è tutto, vi restituisco la linea.